La situazione è molto complessa e complicata, anche se era chiaro il 3 ottobre all'ARPAC, quando ha fatto l'ultima relazione, in cui aveva scritto che vi era un pericolo esiziale, ovvero un pericolo mortale a causa delle fonderie per i lavoratori e per la stessa popolazione vicinoria. Ma nonostante ciò, la fabbrica sta continuando a produrre. Riaperta per poter far effettuare nuovi controlli. Abbiamo saputo che l'ARPAC andrà a fare i primi controlli che risultano usciti positivi per loro, ma paradossalmente perché hanno fatto i controlli su uno stabilimento transitorio, ovvero non a pieno regime, quindi controlli che non sono fino in fondo veritieri. Non hanno controllato la fabbrica a pieno regime, ma l'hanno controllato a metà. Efficacia, quindi è paradossale. Quindi abbiamo fatto una diffida all'ASL, all'ARPAC e alla Regione Campania. All'ARPAC perché deve ritornare a fare i controlli adesso che è a pieno regime lo stabilimento, all'ASL perché deve andare a fare i controlli che non sono stati ancora effettuati. Abbiamo letto sui giornali che rimarranno aperti fino al 17 gennaio per permettere all'ASL di fare i controlli, ma noi chiediamo che i controlli vengano effettuati insieme, ARPAC e ASL, e con un stabilimento a pieno regime, perché solo così si può verificare i danni che quello stabilimento procurano e siamo convinti che continuano a farlo. Terzo, alla Regione abbiamo diffidato per impedire che riapra, che faccia un decreto di riapertura a uno stabilimento che solo poche settimane fa aveva creato un pericolo mortale per la popolazione e per i cittadini. In ultimo abbiamo scritto al dirigente della Regione Campania, Brancaccio, per dire che per quanto riguarda la conferenza dei servizi, un altro paradosso, si è fatto un procedimento assurdo da parte della Regione Campania perché bisognava andare prima in VIA e poi in AIA. A quel punto noi abbiamo chiesto che almeno si vada in VIA perché la VIA non può essere concessa. Quindi loro, sapendo questo, avevano tentato e stanno tentando di concedere una nuova AIA senza passare per la VIA, che è condizio sine qua non. Lo dice la legge, il codice ambientale, che tutti gli stabilimenti che producono e che influenzano in zone SIC, in zone protette dalla Comunità Europea, come è la fonderia Pisano, che scarica i suoi veleni nel fiume Irno, quindi in zona SIC protetta dalla Comunità Europea, deve passare in via. Quindi abbiamo diffidato la Regione a far passare in via il procedimento, perché non potranno mai concedere la via e quindi l'AIA non può essere concessa. Siamo al paradosso che le istituzioni ancora una volta tentano di salvare un imprenditore disonesto, una fabbrica obsoleta che crea un pericolo esiziale. Siamo stanchi di questo comportamento complice. Ad oggi il Ministero dell'Ambiente e gli altri enti, Comune di Pellezzano in primis, Salerno e Baronissi e diverse associazioni nazionali si sono costituite insieme all'Associazione Salute e Vite parte civile nel processo contro Pisano, contro quella industria insalubre, ma manca all'appello ancora la Regione Campania. Facciamo appello affinché alla prossima udienza di marzo la Regione Campania si svegli dal torpore e si costituisca nel procedimento.